Diciamo che ci è andato piuttosto male, eh? Non che Livorno abbia fatto una super partita, però diciamo che questa super partita l'ha fatta il Milan Lanciano, nonostante alla fine ha vinto. Allora, vediamo un po' di parlare della partita, di vedere cosa è successo, secondo me, come sempre. Allora, secondo me il risultato più giusto, diciamo, era un pareggio. O si è proprio, ma sinceramente lo dico, si è proprio, doveva vincere delle due squadre a vincere Livorno. Perché comunque, secondo me, non dico che si è reso più pericoloso, però ha fatto anche più tiri in porta. Tiri del cazzo, scusate, però tiri del cazzo, ma l'ha fatti, tiri in porta. Appunto, diciamo che comunque è stata una partita abbastanza sfortunata. Perché? Perché, come ho già detto prima, nonostante la prestazione non fosse, cioè non fosse, non è stata così bella, Livorno non ha meritato di perdere, soprattutto in quel modo. Perché? Perché ha visto la partita, i rigori non c'erano, cioè non c'era mai, non so che specificherò sempre, specifico tuttora. Un ecco lo dico perché sono di Livorno e il rigore è stato dato a sfavore del Livorno, cioè fuori dal Lanciano, no, lo dico perché è la verità. Sì, se era la rovescia, cioè comunque non c'era per il rigore, sostanzialmente. Vabbè. E perché comunque Ceccherini ha preso il pallone, l'ha preso da dietro, nel senso, ha messo la gamba sotto le gambe, ha giocato da dietro, il rigore non c'era mai, perché ha preso la palla e tra l'altro addirittura l'espulsione, c'è cioè, tirato in 10. E nulla di sfortunato è che comunque siamo stati dei brodi, anche noi, sui fatti del concretizzare, non si è concretizzato proprio niente. Cioè, è vero che non si è fatto con le super mega azioni che ci potevano portare appunto in vantaggio. Però dire qualcosa si è fatto, quel minimo, bisogna sfruttarlo. E oggi guarda, mi dispiace dirlo, Calavino non gli ha giocato malissimo, però non ha giocato nemmeno bene, ha giocato abbastanza male. Perché lì devi buttare giù la porta. Così come nonostante tutto sia lui che tutti là ci abbiamo provato, là ci hanno provato, eh. Così come avvantaggiato, andava fatta una cosa nel primo tempo, bellina, scartilone e il portiere tiene la pietra. E che palle, cioè cazzo, più di freddezza, finalizzazione, quello che mi pare, di concretezza. Gli rompo le palle, sì, dato che poi alla fine si è perso. E niente, diciamo che per sintetizzare, diciamo, sconfitta non meritata. Relativamente, mettiamolo così, vai, non so se può andare. E niente, però l'altro dispiace perché oltre al fatto della sconfitta e al fatto di come è venuta fuori questa sconfitta lì, c'è anche il discorso di bellarti dietro e quello davanti dei risultati che hanno fatto. Ora, meno male Bologna e Carpi hanno pareggiato, quindi nessuno dei due stacca un po'. A De Frosinone ha stravinto, Inter Trapani, Perugia ha rivinto. Raggiunto, siamo tutti lì. È vero che il campionato è lungo, però sai, prima te ne vai, meglio è, no? Ovvia, credo che non ho da dire altro perché, comunque, vabbè, si deve fare diciamo, una sorta di media della squadra, anzi, comunque, sul seno strasciato ci arriva la squadra perché non ha giocato bene, ma non ha giocato malissimo. Cioè, io ho visto prestazioni molto peggio, diciamo, in confronto a queste lì, e niente. Scusate se non prendo giù, però sono un po'. Mi fa male un po' la gola, quindi parlo piano, scusate. E niente. Mi ha detto di restare, speriamo la prossima in casa contro la Pro Vercelli. Avversario, a parere mio, abbastanza fattibile. Quindi ci si può vincere. Soprattutto il fatto che anche in casa, e Livorno in casa se ne rende anche molto di più. E niente, via, speriamo di ritornare alla vittoria. Subito domenica, se non sbaglio, che una volta mi fondo. Boh, non ho da dire altro, davvero. Detto questo, ci vediamo allora al prossimo video e speriamo di essere sorridenti, di essere contenti e di andare piano piano sempre più su. Detto questo, saluto a tutti, ciao!